Un saluto da Gerardo Paterna, ben trovati in questo nuovo video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Oggi ancora a New York, siamo su una bellissima terrazza a pochi metri dal Flatiron Building con l'italianissimo Guido Pompili di Vivaldi Real Estate. Guido è un profondo conoscitore del mercato immobiliare newyorkese e qui infatti addirittura dagli anni 80, anche se sembra un ragazzino. Ciao Guido. Sì, ciao, sì, mi coloro i capelli per sembrare un po' più adatto. Benissimo. Con l'età. Comunque, sì, okay. Nel 92, ormai sono 26-27 anni, ho fondato una società che servisse agli italiani che venivano a New York per comprare o anche per costruire. Si chiama Vivaldi, la Vivaldi Real Estate. Il nome Vivaldi indica le quattro stagioni dell'investimento immobiliare, che sono ricerca, acquisto, gestione e vendita, che noi chiamiamo i quattro santissimi. La ricerca è ancora molto viva ed attiva e diciamo che è forse la cosa di cui mi occupo di più io direttamente. Poi c'è il property management, le persone che comprano con noi poi hanno accesso a tutta una serie di servizi di property management testati negli anni e che sono indispensabili se è un investitore, poi se uno ci vive se ne occupa da solo ovviamente. E siamo molto utili perché essendo qui da molto tempo non solo conosciamo i professionisti ma conosciamo anche un po' le storie, i costruttori, i proprietari, per cui per esempio il 400 Fifth Avenue, che di qui non si vede, comunque vicinissimo all'Empire State Building, Bizzi & Partners, siamo stati i brokers che hanno trovato il terreno sul quale fare questa costruzione. Naturalmente lavoriamo per chi vuol costruire ma anche per chi compra il condominio da $400,000. Per quanto riguarda le operazioni di acquisto e vendita, in questo momento ci siamo appoggiati da un punto di vista tecnico alla Compass, che è una società high tech, high touch, che ha recentemente assorbito $1 miliardo di investimenti e quindi può fare dei sistemi molto avanzati che ci permettono di organizzarci meglio con i clienti. Paghiamo una piccola fee, ma insomma questa è una cosa che ci sta. E quindi queste sono le quattro stagioni: ricerca, acquisto e vendita, e property management, che abbiamo un direttore del property management che parla anche spagnolo molto bene, essendo non dell'Ecuador ma del El Salvador, okay. El Salvador, e che e ci aiuta italiano. E parla italiano perfettamente. Okay. Perché uno dovrebbe venire a New York così distante, no? Poi il jet lag, eccetera, eccetera. Ma fai tu le domande, devo fartele io, caspita. Ah, comunque, pensavo dai. Che fosse... No, allora, Vivaldi Real Estate si rivolge sia all'investitore italiano, sia all'agente immobiliare che, con il quale poter eventualmente collaborare per segnalazioni relative proprio agli investitori. Parlando invece del cliente finale, cioè di colui che o colei che volesse investire a New York, perché venire ad investire a New York, che cosa acquistare e il momento giusto? Allora, iniziamo dalla prima: perché venire a New York o in generale negli Stati Uniti? Perché si esce da un punto di vista di rischio completamente dall'area euro. Si lavora in dollari e da un punto di vista politico siamo in un altro ambiente. Adesso, soprattutto con Trump, si stanno creando delle grosse divisioni territoriali, quindi diciamo comunque è una scelta di investire qualcosa in un posto diverso. New York è una grande piazza, quindi è una piazza con molta profondità, si può entrare e uscire con una relativa facilità, il che diciamo per un investitore è comunque un elemento di liquidità importante. È un buon momento per investire a New York, ci andrei con i piedi di piombo perché c'è moltissimo invenduto di cose di super lusso, hanno costruito tutti per il super lusso, per cui adesso ci sono tanti bellissimi appartamenti che però non si riescono a vendere perché hanno dei prezzi stratosferici che il mercato non assorbe. Si è creata una situazione difficile da circa 3 anni in cui gli acquirenti dicono: beh, se aspetto un po' di più c'è tanto sul mercato, riuscirò a comprare a un buon prezzo. I venditori, siccome l'economia tutto sommato va bene e poi possono mettere in affitto le proprietà e gli rendono comunque abbastanza da non doverci rimettere dei soldi sopra, e non abbassano i prezzi, quindi c'è una situazione di stallo di mercato. Quando si riesce a comprare qualcosa, comunque il ritorno sull'investitore a Manhattan, il ritorno reale netto è intorno al 2%,
raramente arriva al 2,5, qualche volta è l'1,5. Ci sono poi dei casi in cui c'è stata una scelta molto accurata da parte dell'acquirente, il quale poi ha investito molto per migliorare quello che aveva comprato, in cui si arriva addirittura ad avere un 5% di ritorno. Però insomma questi sono i range. Prendendo dei prodotti molto particolari, non so, delle cooperative che permettono di affittuare, si può arrivare anche a un 4% di affitto. Ecco, però sulle cooperative non ci sono dei vincoli derivanti dall'ottenimento dell'ok degli altri condomini, sia per l'affitto che per l'acquisto che per la rivendita? Sì, per questo ho fatto una qualificazione importante, cioè deve essere una cooperativa che è investor friendly, e ce ne sono pochissime, quindi che permettono a uno straniero di investire, che permettono di affittare fin dal primo giorno quante volte uno vuole, come se fosse un condominio. Però ci sono comunque dei limiti, perché va comprata a nome personale, quindi non tutti vogliono comprare a nome personale, insomma ci sono varie cose che bisogna conoscere sul mercato. Comunque, rimanendo a Manhattan, questa è un po' la situazione. Forse tra 3-4 anni si potranno fare dei bei colpi, però bisogna venire con 100-200 milioni e parlare magari alle banche che hanno affidato la costruzione di palazzi importanti e dirgli: beh, noi siamo interessati, insomma, si inizia una conversazione, non sono ancora pronti. Grandi investitori. Ma il piccolo investitore, no, dei 400-500. No, il piccolo ha una grossa opportunità oggi nel Bronx. Okay. Quindi a nord di Central Park. Sì, diciamo che se Harlem è sulla 125, ad una fermata da Harlem, una fermata metropolitana, si entra già nel Bronx. Il Bronx non è più quello che si pensava una volta e rende molto bene relativamente al fatto che siamo a New York, perché c'è un rischio percepito che non corrisponde al rischio reale, per questo rende bene, perché la gente ancora non conosce bene che ci si può vivere in maniera normale. E quindi oggi si può comprare nel Bronx con ritorni intorno al 4,5%, diciamo che se uno investe $800,000, che sono €750,000 circa, può comprare una two family home, una ci vive, l'altra l'affitta e ci sta molto bene, può addirittura fare un bed and breakfast ed è un grande affare. Si potrebbe anche immaginare un domani di dividerle in due appartamenti e venderne una a 400 e una a 500. Questo è il tipo di operazioni che si possono fare oggi. Okay. Invece, per quanto riguarda la collaborazione con gli agenti immobiliari italiani, come vi state muovendo? Abbiamo iniziato a Milano con due agenzie molto importanti. E noi possiamo, attraverso i mezzi della Compass, fornire un flusso di informazioni, di fotografie molto belle con planimetrie, prezzi, con tutte le informazioni che servono, e i loro clienti che si saranno dovuti registrare possono avere accesso a tutte queste cose. Poi, se sono interessati, si rivolgono al loro agente, il quale poi ci chiama e quindi abbiamo un contatto diretto. Abbiamo un referral fee che arriva fino all'1%, così un po' nei casi migliori, no? Perché teniamo conto che per il nostro controparte si tratta di alzare il telefono e chiamarci. No, ora noi abbiamo interesse a conoscere delle persone, la cosa più importante è che siano persone che abbiano una buona reputazione, perché alla fine noi qui facciamo un lavoro che non è quello dell'agente immobiliare che deve vendere per forza, noi dobbiamo cercare di avere anche di tenere una reputazione sul mercato e quindi dare dei consigli giusti, e cerchiamo di lavorare con gente che insomma abbia la stessa visione. Un aspetto importante della Vivaldi di fatto è che loro lavorano molto bene anche sulla gestione dell'immobile, quindi per tutto quanto concerne i servizi cosiddetti di property, no? Sì. Dal momento dell'acquisto in avanti, tutte le problematiche che dovessero sorgere trovano una risposta concreta attraverso una vostra divisione. È molto importante avere, per esempio, uno di noi ha sempre un telefono che risponde 24 ore su 24, anche se uno magari sta girando, perché c'è sempre un problema, un inquilino, una cosa che bisogna poter rispondere al momento. E poi bisogna saper scegliere bene gli inquilini, perché non basta che sulla carta sembra che siano delle brave persone, poi bisogna intervistarli, conoscerli. Allora, come agente immobiliare io potrei non avere interesse a quello che succede dopo, ma essendo anche la persona che si occupa della gestione ho molto interesse a quello che succede dopo, quindi noi da una parte troviamo il cliente, dall'altra lo selezioniamo. E diciamo che ci occupiamo non solo di residenziale ma anche di commerciale. E naturalmente questo rapporto con i proprietari del commerciale ci permette poi di avere in vendita delle belle proprietà quando queste vengono in vendita. Non voglio fare pubblicità, però abbiamo delle belle cose. Okay,
Ok, per entrare in contatto con Vivaldi Real Estate, basta scrivere vivaldirealestate.com, cioè ci trovate in qualche maniera comunque. Benissimo. Poi se tu scrivi bene il mio nome e cognome, sì, okay, basta metterlo, sono l'unico Guido Pompili vivente su Google. Perché c'era Jay. Perché c'era Jay, non c'è nessun altro, quindi mi trovate per forza. Ottimo. Bene, bene, grazie mille allora Guido. Bene, grazie e buon appetito. Ok. Un saluto da Gerardo Paterne Guido, ci vediamo in occasione del prossimo video, a presto!